GF VIP, Daniele Dal Moro sbrana Martina Notte e la fa a pezzi. Daniele Dal Moro sul piede di guerra contro Martina Nasoni, che nelle scorse ha letteralmente sbranato. Sulla scia della puntata in diretta trasmessa ieri sera su Canale 5, i due non hanno mai smesso di litigare. Arrivando a quella che sulla carta sembra essere una rottura definitiva. Daniele Dal Moro, in modo particolare, ha lanciato pesanti accuse nei confronti della Nasoni. Al centro delle sue critiche per il suo atteggiamento fin troppo attento all'occhio delle telecamere. Secondo Dal Moro, infatti, praticamente ogni azione della concorrente sarebbe pensata per farsi notare. Daniele Dal Moro l'ha anche accusata di aver strumentalizzato il loro rapporto. Qui le dure parole di Daniele Dal Moro a Martina Nasoni, come riportate da Isachia. Però sei venuta qua per me. Tu sei venuta qua per me. Tu qua sei venuta per me. E perché ci sei venuta? Il fatto che non abbia nemmeno l'umiltà per ammetterlo è veramente ridicolo. Ma sei qua? Lavora. Fatti il tuo percorso, non parlare di me, parla di qualcun altro. Non ti voglio parlare. Non voglio parlare di te, di noi, di tutto questo qui dentro e non mi importa. Io non ho bisogno di strumentalizzare nulla. Hai poco da fare gli occhiolini, resti sempre una persona con un cervello così. Te lo ripeto. Solo che freghi gli altri, non me. Tu con questa roba qua ci mangi. Io no, è questa la differenza fra me e te. Strumentalizza tutto quello che vuoi. Martina, io da te non ho da imparare nulla. Di quello che vuoi. Ma dillo. Anche in questo momento. A questo punto della discussione, Daniele Dal Moro ha voluto mettere le cose in chiaro. Probabilmente una volta e per tutte. L'ex volto di Uomini e Donne ha spiegato alla ex fidanzata che una volta usciti dalla casa i due non si vedranno mai più. Ecco le sue durissime parole. Tu sai perché dice così? Dice così perché si aspetta che le fanno una clip per dirle di questa roba qua. Allora dillo. Io non ho niente da nascondere. Dillo quello che sai di me. Fuori non mi senti più. Fuori non mi senti manco con il binocolo. Dilla qua se vuoi dirla. Dilla davanti a tutti, non ho problemi. Guardati tu dentro. Rimpiango tutte le volte che ho parlato bene di te che non te lo meritavi. Te lo assicuro, guarda. Ora vai avanti con le tue gambine però. Con me è chiuso. Come avrà risposto la ex vincitrice del Grande Fratello alle accuse dell'ex? La vippona ha cercato di calmare il concorrente inviperito. Spiegandogli che in realtà gli è sempre voluto molto bene e che, una volta usciti dalla casa, vorrebbe ricucire il rapporto. Qui il commento di Martina Nasoni nel merito della questione. No, Daniele, non ti preoccupare. Non lo so perché sono venuta qua. Io ti ho voluto bene veramente. Io non parlo di te, perché ti agiti? Daniele usa bene le parole. Stai tranquillo. Daniele, tanto lo sai che io non ho bisogno di dire nulla. Te lo dirò fuori da qua. Ci sono delle cose che ti dirò fuori da qua. Daniele però guardati un attimo dentro. Una persona che ti ha voluto bene come te ne ho voluto io ne incontrerai veramente poche. Io me lo merito, davvero tanto. Come previsto, l'entrata degli ex eccellenti all'interno della casa del GF VIP ha movimentato la situazione proprio come gli autori e Alfonso Signorini si aspettavano. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, i due ex fidanzati Daniele Dal Moro e Martina Nasoni hanno avuto occasione di un confronto vis-à-vis nel corso del quale hanno potuto chiarire la natura del loro rapporto. Anche in considerazione del fatto che il vippone veneto ha manifestato il suo dispiacere per non essere riuscito a rimanere insieme alla Nasoni. Ai tempi. Ovviamente, in questo momento fra i due c'è un altro importante elemento di disturbo. La procace Oriana Marzoli, con la quale Dal Moro sta flirtando da tempo.